sono diverse forme di piacere e altrettante forme di orgasmo. C'è anche un orgasmo di stato, frutto di un piacere contaminato dalla storia e dalla cultura. Si tratta di un orgasmo mutilato, consueto, spento, privo di spinta e di vita. Frenato nel momento in cui uno in realtà si perde. È un piacere povero, vincolato, istituzionale, politico. Niente in comune col godimento libero, empio, anarchico persino a cui ogni individuo emancipato tende.